Ci sono ovviamente ancora notizie di mercato, in realtà, Luca, che riguardano il Barletta in particolare e poi saliamo di categoria. Sì, Barletta, Casarano e Cerignola. Partiamo dal Barletta perché c'è un addio con Rocco Tucci, portiere classe 1995. Tucci, che ha giocato nella scorsa stagione, è stato uno dei protagonisti della promozione dell'annata storica del Barletta, ha ufficializzato l'addio del giocatore. Ovviamente il Barletta l'ha salutato con un comunicato stampa. Erroneamente ho detto che la notizia arriva da Casarano, in realtà è il Casarano che trasferisce un calciatore al team Altamura. Si tratta di Andrea Freddo, è un classe 2003, mentre all'Altamura, questo intanto è Freddo, all'Altamura arriva anche Israel Malouda, è un classe 2004 dalla squadra B del Paris Saint-Germain. E poi saliamo in Serie C perché il Cerignola ha definito un arrivo da uno svincolato in difesa, si tratta di Edoardo Blondet, classe 1992, ex Fermana, accordo definitivo trovato, la volontà della dirigenza di arrivare alla firma del contratto in tempi brevissimi per convocare il giocatore per la sfida contro il Catanzaro, 312 presenze, 9 gol e 6 assist tra i professionisti per Blondette. Proprio mentre parliamo arriva il comunicato ufficiale, vediamo se dalla regia riusciamo nel miracolo di mandare in onda anche l'arrivo proprio di Blondette, perché il Cerignola ha ufficializzato l'arrivo di questo difensore. Dicevamo 312 presenze, 9 gol e 6 assist tra i professionisti per lui. L'esperienza più importante è stata con la maglia del Cosenza, con 128 partite e 4 gol tra il 2014 e il 2017. Leggiamo anche un po' le note del Cerignola, che ricorda appunto la carriera, eccolo l'annuncio ufficiale in tempo reale di Blondet, che è passato da Cosenza, Catania, Casertana, Reggina, Alessandria e Livorno, insomma un rinforzo di spessore per la difesa del Cerignola.